L'amore è forza, l'amare è forza, l'amicizia è forza, relazionarci è forza. Occorre necessariamente una trasformazione interiore dell'uomo per poter fare una rivoluzione. Beh, l'uomo in sé è un essere ricco di una grandissima forza. L'uomo in quanto tale è ricco di una grande forza. Ora, noi non dobbiamo fingere di non averla l'aggressività, perché sarebbe il più grande errore, per far sì che ci possieda, per far sì che divampi in noi e noi ne diventiamo preda. Invece noi la dobbiamo andare a riconoscere. Andando a guardare dentro di noi scopriremo che scorre un fiume impetuoso, un fiume potente, un fiume in piena, che trova dighe che non abbiamo messo noi, trova dighe che ci hanno imposto, trova dighe che ci hanno messo, e quindi si perverte, prende altre strade. L'arte marziale ci dà un'altra immagine per capire quello di cui stiamo parlando, ed è un principio, il principio di Kongji, ovvero il principio di domare la tigre. Dentro di noi, come abbiamo detto, c'è una tigre. Una tigre è un animale magnifico, è meravigliosa. Voi immaginate questa figura di una tigre. È un essere di un'eleganza, di una bellezza estetica, di una fierezza e di una forza non comuni. Ma noi dobbiamo anche essere in grado di gestire questa tigre, perché altrimenti prende possesso di noi e ci fa diventare delle bestie fuori controllo. Noi possiamo avere un senso autolesionista di combattere se stessi o di domare se stessi, ok? Ci può venire in mente un discorso di mortificazione, ci può venire in mente un discorso di soppressione della nostra energia vitale. No, 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 è tutt'altro, questo è un grande errore, una grande illusione legata a questo principio. Invece, riuscire a conoscere le nostre energie interiori significa scoprire la bellezza della forza che è dentro di noi e saperla gestire, saper vedere la bellezza, la magnificenza di questa tigre. È qualcosa che ci dà vita, che ci dà forza, che ci dà bellezza, che ci dà divertimento, che ci dà amore. L'amore è forza, l'amare è forza, l'amicizia è forza, relazionarci è forza. Per saper amare, per saperci relazionare, bisogna essere forti. I deboli non amano, i deboli non sanno amare, hanno paura di amare, i deboli hanno paura dell'amicizia, i deboli hanno paura di aggregarsi, hanno paura dei rapporti umani. Quando siamo preda di questo, non possiamo più costruire nulla. Ecco perché ci tenevo a sottolineare che l'uomo che può veramente compiere un cambiamento nella società non può prescindere dall'essersi visto, dall'essersi conosciuto e dall'essersi compreso, giustificato, amato, perché la vera forza è fatta di dolcezza, è fatta di amore, è fatta di relazione, oltre che di forza fisica, eh? La forza fisica non prescinde da questo. La persona debole deve dimostrare di avere forza provando a mostrare il duro al prossimo, perché sa di non averlo e quindi lo deve enfatizzare per paura di non averlo. La persona forte non ha nessuna paura, ce l'ha, è suo e quindi sa amare, è dolce, piange, si commuove davanti alla bellezza, si commuove e piange. Questa è la persona forte e questo è l'uomo che può veramente apportare un cambiamento a questa società.